Ciao ragazzi, a dimostrazione che non basta averli sul sito i prodotti per venderli, da noi potete toccarli con mano. Dopo l'altro video sullo Yoder Smoker, sul flat top, oggi parliamo della linea pellet, del più piccolino della linea pellet. In realtà i più venduti della gamma Yoder Smoker sono gli YS, che sta per Yoder Smoker 480 e 640. Sono dei modelli dedicati all'uso domestico, però pur essendo dedicati all'uso domestico utilizzano gli spessori e tutta la qualità costruttiva che Yoder Smoker negli anni ha profuso sulle macchine professionali. Venite che andiamo a vederlo. Innanzitutto, vedete, per aprire il coperchio c'è un contrappeso perché gli acciai utilizzati sono in assoluto i più spessi della categoria. La chiusura, come vedete, ha una guarnizione per evitare la fuoriuscita di fumi, ha questa classica griglia alveolata che è quella che vedete sui grossi offset americani e poi la griglia sottostante è in acciaio inox di grandissimo spessore, ok? Qua stiamo parlando di tondini da 8 mm sia nella camera di cottura che sui ripiani laterali e frontali, che sono di serie. Il carrello di questa macchina è mostruosamente pesante, è tutto acciaio, tutto spessissimo. Gli Yoder Smoker hanno tutti, anche quelli più piccoli, la caratteristica del potersi connettere wifi ed essere utilizzati da remoto con la propria app. Beh, che dire, ovviamente questi sono fatti negli Stati Uniti, quindi a differenza di tutto il mondo del pellet, che sono macchine costruite in Cina anche da marchi americani, questi sono marchi completamente made in USA, il che giustifica, come è successo anche per i Kamado, quelli fatti negli Stati Uniti, un costo più alto. Però per chi volesse avere una macchina pellet definitiva, indistruttibile, con un marchio che è sicuramente al top del mercato, Yoder Smoker è quello che fa per noi. Yo.